immaginate, no? Abbiamo detto tante volte questo periodo, cosa sarebbe stata questa quarantena senza libri, senza cinema, senza televisione, senza i social, senza la musica, senza poter sognare. Ci ha aiutato a superare il momento difficile meglio. Però il momento è difficile. Chiaramente questo nostro grido non è per qui e ora, perché ora c'è un'emergenza di cui siamo tutti consapevoli, è per il futuro, perché dobbiamo pensare, guardare lontano, è un progetto. È per questo che anche il ministro e il Ministero della Cultura ha voluto patrocinare questo nostro grido, che non è un grido, è un grido di speranza, un grido di dolore e di speranza, non è di protesta, perché appunto pensiamo che superata l'emergenza sia fortemente necessario anche per i giovani lavoratori, ma per i nostri figli, capire quanto ci può arricchire l'arte, quanto ci può arricchire, quanto ci ha arricchito nel passato. Siamo il paese forse più amato al mondo per questo, e sarebbe il nostro petrolio, la cultura, l'arte, lo spettacolo e la bellezza. Forse tante cose vanno cambiate, perché questo è un sistema che non funziona, alla prima occasione fa vedere tutti i suoi limiti, perché questo è un mestiere dove non c'è rispetto delle leggi. Qual è il mestiere in Italia dove la forza dei sindacati è tale da impedire i soprusi che avvengono nel nostro ambiente? E scusate, vi parla uno che ha preso il nastro d'argento per i primi 40 anni di cinema, quindi l'ho fatta di roba e conosco e faccio il teatro e faccio la televisione. Questa è una giungla dove non c'è rispetto, e non c'è rispetto perché non c'è scritta una Costituzione in Italia dal punto di vista del mondo degli artisti, a qualsiasi livello. Adesso esce questa malattia, questa pandemia mondiale, e ci stiamo finalmente concentrando. Non è solo una questione di soldi, che è una questione primaria e va ribadita, quindi il Ministero, i Ministeri, lo Stato deve preoccuparsi di questo, ma noi stessi ci dobbiamo preoccupare di gridare e di chiedere che le regole vengano finalmente cambiate. Siamo qui non per pubblicizzare nessun lavoro in particolare, ma siamo qui per sostenere il mondo di cui fa parte anche il cinema, ma c'è anche la danza, c'è la musica, c'è la pittura, c'è la cultura con la C maiuscola. È un paese intriso fino all'osso di cultura, quindi bisogna occuparsene affinché questo possa essere sempre un'azienda che gira e che funziona e che produce soprattutto. Va aiutato per questo. È importante dimostrare che questa è un'industria, quindi i lavoratori dello spettacolo non sono solo gli attori, quelli che vedi in primo piano, ma dietro di loro e grazie, diciamo, a questa industria tu puoi vedere uno spettacolo, puoi vedere un film, puoi vedere una serie TV. È importante capire che è un'industria che va sostenuta, perché è un paese che investe ancora troppo poco nella cultura, è un paese senza cultura, è un paese che non ha nessun futuro. Stiamo parlando di un paese che ha il 75% del patrimonio mondiale della cultura, ma è un paese che investe lo 0,8%, quindi siamo quart'ultimi in Europa, e quindi da qui si capisce che ci sono delle falle da colmare, e nella nostra categoria e nell'idea di cultura.